Previsioni dai fatti vostri di oggi, oroscopo domani 9 gennaio 2019. Paolo Fox, condizioni astrologiche per ogni segno zodiacale per il giorno di mercoledì. Nell'oroscopo domani Paolo Fox premia Ariete, Scorpione, Sagittario e Vergine. Mercoledì 9 gennaio 2019 Gemelli, Capricorno, Pesci e Bilancia sono tra i più penalizzati. Nel dettaglio nell'oroscopo domani Fox classifica Ariete come primo, con 5 stelle di forza ai fatti vostri. Segue poi Scorpione che dal punto di vista sentimentale sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Sagittario invece è favorito dalla presenza di Giove nel segno che lo rende ulteriormente intraprendente. Bene anche Vergine che ha l'opportunità di recuperare dopo giornate tese e difficili. Toro ha buone opportunità per il futuro, momento buono per continuare a modificare ciò che non va. Grande energia per il Leone che continua ad essere uno dei favoriti dalle stelle. Con 3 stelle di forza, nell'oroscopo domani Paolo Fox alla Bilancia ricorda quali sono le affinità migliori. Acquario non deve sottovalutare le proprie intuizioni. Cancro risente di Saturno opposto. Per Gemelli le stelle segnalano che un incontro avvenuto da poco può aver causato agitazione. Mercoledì 9 gennaio 2019 sarà una giornata tesa anche per il segno del Capricorno. Pesci sta attraversando un lieve calo determinato da tensioni che riguardano soprattutto la sfera emotiva. Nel dettaglio ecco quali sono state le indicazioni andate in onda ai fatti vostri e la classifica segni. Oroscopo domani Paolo Fox dai fatti vostri, segni migliori mercoledì 9 gennaio 2019. Ariete 5 stelle, c'è un forte desiderio di ribellione, se alcune limitazioni ti sono state imposte, ora non esiterai ad andare avanti. Per il momento le esperienze sono tutte a scadenza, ma si susseguono una dopo l'altra. Paolo Fox ricorda che non c'è continuità, ma questa condizione ti regala comunque belle emozioni. Preferisci comunque questo stile di vita ad uno apatico e privo di emozioni. Scorpione 5 stelle, i nati del segno sono alla ricerca di maggiore tranquillità. A livello emotivo però non riesci a stare mai tranquillo perché vivi in maniera attiva e coinvolgente sentimenti e passioni. Forse alcune tensioni nell'ultimo periodo hanno riguardato la famiglia. Adesso è un momento positivo per l'amore, per chi vuole fare promesse d'amore oppure per lasciarsi andare a nuove relazioni per i single. Quando ti innamori, sei molto fedele. Vergine 4 stelle, nell'oroscopo domani Paolo Fox il 9 gennaio 2019 segnala Venere in aspetto dissonante. Possono esserci delle ostilità che non ti consentono di stare con il partner come vorresti. Disagi fisici o la lontananza determinata dagli impegni lavorativi creano disagio. Per recuperare situazioni conflittuali, occorre fermarsi a ragionare e organizzare al meglio le cose da fare. Delle volte ti chiudi in te stesso e cerchi di risolvere da solo i problemi. Sagittario 4 stelle, sei pronto ad agire, hai già fissato l'obiettivo da raggiungere. Oppure sei in balia degli eventi e cerchi di valutare quali sono le opportunità da non lasciarsi scappare.
Sei un segno sfuggente che ha continuamente bisogno di fare cose nuove. Per starti vicino il partner deve darti la libertà di cui hai bisogno. Quest'anno con Giove nel segno sei ancora più intraprendente ed audace. Sei pronto a cambiare vita, ed il desiderio di rivoluzionare alcuni aspetti della propria vita cresce sempre di più. Se finora hai mantenuto un atteggiamento tollerante nei confronti di chi ti è vicino, ora non esiti a dirti ciò che pensi e a manifestare le tue perplessità nei confronti di ciò che non ti convince. Gennaio è un mese con Giove, Venere nel segno e Marte in aspetto favorevole. Classifica oroscopo domani Paolo Fox, domani bene Toro e Leone. Toro 4 stelle, in questi giorni è importante cercare di scoprire l'amore. Se qualcuno sta tornando nella tua vita o se hai bisogno di conferme, ora è arrivato il momento di darsi da fare. L'oroscopo domani di Paolo Fox al Toro consiglia di avanzare delle richieste, insistere senza lasciarsi condizionare dall'ostilità. Alla fine vinci tu perché la goccia scava la roccia. Agosto e dicembre saranno mesi pesanti per i sentimenti, ma è possibile recuperare. Leone 4 stelle, è arrivato il momento di agire, improvvisamente potresti trovarti a fare qualcosa di nuovo e a conseguire buoni risultati. Adesso rifletti bene sulle scelte da fare nel prossimo periodo perché se non riesci ad approfittare delle opportunità vantaggiose, allora devi capire cos'è che non va nella tua vita. L'oroscopo domani Fox Leone segnala sempre Giove in aspetto buono. Aprile e gennaio sono i mesi migliori. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di poter realizzare qualcosa di importante e significativo. Bilancia 3 stelle, fare sempre le stesse cose potrebbe renderti piuttosto apatico e insofferente. Anche in amore c'è più disponibilità a lasciarsi andare. Le affinità migliori sono con Acquario, Gemelli e Leone. Le relazioni conflittuali invece sono con Capricorno ed Ariete, segni con i quali entri spesso in competizione ed è più complicato riuscire a trovare un compromesso. Acquario 3 stelle, sei un segno che preferisce lavorare da sé, progettare da sé senza lasciarsi condizionare dagli altri. Sei il segno del futuro, e per guardare al futuro hai bisogno di analizzare bene il tuo passato. Ora è arrivato il momento di crescere, anche sulla base delle esperienze fatte finora. Ci sono state negli ultimi mesi delle problematiche di tipo economico-finanziario che ti hanno limitato. Ora hai bisogno di trovare un obiettivo da seguire. Sei un segno che non riesce a stare senza fare nulla e proprio per questo motivo hai bisogno di pianificare qualcosa da fare per il tuo futuro, qualcosa di importante. Indicazioni oroscopo domani Fox domani per Pesci, Gemelli e Capricorno. Gemelli 3 stelle, durante il fine settimana è probabile che tu abbia avuto un incontro teso. Lunedì Giove era in aspetto conflittuale. Adesso devi cercare di capire quali sono le persone alle quali devi dare delle spiegazioni. L'aspetto particolare di Giove potrebbe indicare anche il fatto che tu sia costretto a fare una revisione a livello contabile. Oppure che qualcuno possa volerti imporre delle scelte. Giove a posto inoltre indica anche che potrebbero non esserci le risorse giuste e sufficienti per realizzare alcuni propositi. Anche se sei preoccupato però, grazie alla Luna in buon aspetto, puoi mantenere un atteggiamento abbastanza positivo perché riesci comunque a trovare la soluzione giusta.
bisogna prendere di petto alcune situazioni problematiche e provare a risolverle definitivamente. Paolo Fox consiglia di frequentare ambienti e persone nuove quando si ha problemi, per cercare di guardare il problema da un nuovo punto di vista. Cancro 3 stelle, nell'oroscopo domani Fox ricorda che con Saturno opposto è necessario essere più prudenti. Ci sono scelte che bisogna prendere perché alcune relazioni vanno troncate. Ci sono scelte e tagli da fare, c'è bisogno di allontanare persone e situazioni che da tempo non convincono. Rispetto allo scorso anno non c'è più Giove buono, quindi è arrivato il momento di prendere decisioni drastiche per andare avanti meglio. È arrivato il momento di rinnovarsi, di avanzare pretese anche dal punto di vista sentimentale. Sei un segno in continua crescita, ed anche per questo motivo delle volte vai in crisi con te stesso. La tua sensibilità potrebbe anche spingerti a chiuderti in te stesso per cercare di evadere i problemi con la tua immaginazione. Capricorno 2 stelle, potresti essere costretto a prenderti una pausa di riflessione per cercare di raggiungere un equilibrio anche nel tuo rapporto con gli altri. Possono esserci novità che ti stressano. I segni zodiacali che solitamente sono molto attenti ai dettagli e ad ogni particolare, è probabile che in questi giorni siano distratti e impegnati nella risoluzione di alcune difficoltà. Anche se ci sono comunque delle perplessità, soprattutto gli uomini del segno non devono pensare solamente al lavoro, ma concedersi anche qualche momento per amare. Pesci 2 stelle, febbraio e marzo saranno mesi molto importanti. Ci sono grandi progetti per il futuro, ma ci sono giorni durante i quali fai più fatica di altri. Ti stai ponendo molti interrogativi sul tuo futuro, ed il pericolo che corri se insisti su queste insicurezze, è che potresti del tutto frenare la tua voglia di fare. Sei un segno che si scoraggia facilmente. Non devi però avere un atteggiamento troppo disfattista. Prenditi del tempo per riflettere senza però lasciarti condizionare da riflessioni troppo negative. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.